Prossimo passo è la tessera PD. Guardate, dal punto di vista della mia partecipazione alla politica non cambia niente, evidentemente, no. Io ho detto che è ora che una nuova generazione venga avanti, lo hanno chiesto tutti, l'ho fatto e credo che sia giusto e che sia stato anche gradito. Oggi, di fronte alla situazione molto particolare che si è creata, credo che sia doveroso, e così mi sono comportato, andare alle primarie, perché penso che il Partito Democratico, in questo stato di fibrillazione così forte, sia l'unico punto fermo che noi abbiamo. Tutto qua. È stata una decisione sofferta, professore. Sì. Non dico che ho fatto una notte insonne, diciamo così, mezzanotte insonne, via. Senta, alle 13 già 1 milione di voti. Sì, ho sentito adesso che i dati vanno bene. Le ha dato una mano, secondo lei, a questa affluenza? Non lo so, adesso non esageriamo, ecco, sulla mia influenza. Se qualcuno è stato portato a ripensare, sono contento, ecco, perché avendolo fatto io mi prendo anche la responsabilità dell'influenza che possa avere sugli altri. Adesso andrà nel suo circolo, quindi la tessera non la ritirerà, quella del 2014. Non esageriamo. Grazie. Se nessun candidato raggiungesse il 50% sarebbe un problema per il PD, no, per il partito. Beh, intanto voglio dire, quello che io vorrei, no? Le primarie sono il momento dello scontro democratico, dello scontro forte. Un partito dopo lo scontro deve rimettersi assieme. Quello che io raccomando, se posso fare una raccomandazione, è che sia il vincitore che quelli che invece perderanno abbiano l'obiettivo di fare una squadra, che naturalmente sarà diretta da chi ha vinto, però con quegli equilibri, quelle mediazioni, quelle che rendono forte un partito politico. Perché dopo la sentenza della Consulta, perché lei ha una paura di che si possa scindere questo partito, che le lotte intestine sono troppo. No, è quello, è che ho paura per la tenuta del paese, nel senso che ci sono oggettive preoccupazioni, insomma, no? Le tensioni, la sentenza della Corte, il vuoto che noi abbiamo nella legislazione elettorale, beh, insomma, sono elementi che debbono far riflettere. Secondo me la sentenza della Corte è una sentenza politica? Fa sentenze giuridiche, la Corte è la Corte, quindi io che non sono un giurista dico le sentenze non le commento, le accetto. Ma il Parlamento ne esce indebolito dopo questa sentenza? Beh, evidentemente ci sono nati dei problemi, no? Quando lei sente tanta gente che dice ma io ritengo che una parte dei parlamentari non sia legittimata, e questi sono discorsi che turbano, e quindi proprio in conseguenza di questi discorsi io penso, ho pensato e penso che bisogna rafforzare il Partito Democratico, che questi discorsi non fa. Non ce lo dice chi è, per chi ha votato.